Abbiamo già trascorso alcuni minuti in questa città, nella nostra giornata tra mare, colline e scorci da sogno. Ma l'atmosfera e la sua cura ci hanno talmente catturato che abbiamo deciso di tornare proprio qui, a Pesaro. Una delle peculiarità di Pesaro è il poter girare per la città tranquillamente in bicicletta e che sia pioggia o sole cocente, il pesarese non si scoraggia mai nel percorrere le bicipolitane cittadine utili a raggiungere ogni luogo della città. Ed ecco perché Pesaro è anche chiamata città della bicicletta. Ed è proprio in questo modo che vogliamo scoprire Pesaro, quindi in sella. Discovery Marche. Franci, dove vai? Mi aspetti? Questa città è la seconda più popolosa delle Marche, città creativa UNESCO della musica. E come non poteva esserlo, essendo la città natale del Cigno di Pesaro, il grande maestro Gioachino Rossini. Thank you.
Scoprire e godersi questa rete museale ci fa capire che Pesaro è viva e di altissima caratura culturale. E non è soltanto Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù. Ma comunque è palese e tangibile il collegamento con Rossini, anche nel cibo. Ecco la pizza Rossini, maionese e uovo sodo. Ingredienti inediti, ma il risultato è stupefacente. E come potrebbe non esserlo? Si chiama Rossini. È bello scoprire la città in bicicletta fino all'ultimo angolo, liberi di sentire il vento fra i capelli e assaporare storia ed arte per le vie del centro. Una cosa singolare è che Pesaro, dal 1999, ha cambiato la sigla della sua provincia da PS a PU, perché è stata inserita un'altra importantissima città, famosa in tutto il mondo e che merita di essere visitata. E non possiamo assolutamente non scoprirla. Si trova circa 30 km in direzione ovest. Stiamo parlando di Urbino. Aspettaci, stiamo arrivando! Discovery Marche, due città in una provincia, Pesaro e Urbino. Prima di partire per Urbino abbiamo visto che vicino Pesaro ci sono dei borghi arroccati sulle colline che sono a pochissimi chilometri di distanza l'uno dall'altro e siccome siamo di strada e ci piace scoprire... Eccoci ad Urbino. Appena si mette piede in questa città si respirano storia ed arte. Non per questo il centro storico è patrimonio dell'umanità UNESCO, ricordato anche nelle sculture del Vittoriano dedicate alle 14 città nobili dell'Italia Unita e sede di un'importante e cinquecentesca università, una tra le più importanti d'Europa. Quindi non servono altre parole, basta viverla nel profondo per innamorarsene. Siamo in piazza Duca Federico, nel pieno centro di Urbino. Al di là di questa soglia siamo pronti a ricevere tutto il bello dell'arte e della cultura.
e sicuramente non possiamo lasciarcelo sfuggire. Siamo già arrivati al termine di questa giornata, come sempre emozionati per tutto il bello che abbiamo visto lungo questo itinerario. Ora siamo nella parte più panoramica della città, dove è consuetudine sedersi sul prato e godersi momenti di relax all'aria aperta, lasciandosi ispirare dalla morbidezza della città e delle colline circostanti. E perché no? Gustando una prelibatezza locale come la crescia sfogliata di Urbino. Farcita come più piace, con il salame di Montefeltro, il prosciutto di Carpegna, il pecorino di Fossa o soprattutto la caciotta. Basta che sia una gustosa tipicità locale. Discovery Marche, due città in una provincia, Pesaro e Urbino. Noi li abbiamo visitate. E voi? Voi?